Ah, eccola qua. Ci saranno una trentina di uomini di mezza età con pochi capelli che la cercano, professore. Beh, certe cose non aspettano. Ah, è stato grandioso questa sera. Lei è come il vino buono, migliora con l'età. Va tutto bene? Sì, sto bene. Sì? Sicuro? Non si direbbe? Sto bene, grazie. Beh, si sbrighi, la aspettiamo per festeggiare. Da quanto tempo ha problemi d'udito Sedgwick? Molto bene, signora Anderton, molto, molto bene, già. Immaginavo che se ne sarebbe accorto. Chi era quel povero mercenario che le ha passato le risposte? Uno fresco di laurea, gli ho dato un paio di $100 e un pasto caldo. Confido che la cosa rimanga tra di noi. Come sempre. Conto su di lei. Che cosa pensa che andrei là fuori? A dire a tutti che è un bugiardo e che ha barato? No. No. Sono un insegnante con lei. Io ho fallito. Come insegnante. Ma ora vorrei darle solo un'ultima lezione, se posso. Tutti quanti. Prima o poi siamo costretti a guardare noi stessi allo specchio e a vedere chi siamo davvero. E quando verrà il suo giorno, Sedgwick, lei avrà di fronte a sé un'intera esistenza vissuta senza virtù, senza principi. E per questo ho pietà di lei. Fine della lezione. Cosa vuole che le dica, signor Endert? Chi se ne frega? Onestamente, gliene frega un cazzo a qualcuno là fuori dei suoi principi e delle sue virtù. Ma si guardi, professore, che cosa ha ottenuto lei? Io vivo nel mondo reale, dove la gente si dà da fare per ottenere ciò che vuole, con le menzogne, imbrogliando se serve. Io appartengo a questo mondo e quindi mi candiderò e vincerò le elezioni, signor Andert, e lei vedrà la mia faccia dappertutto. Dopo penserò a dare il mio apporto costruttivo. Robert. Robert. Ero venuto qui nella speranza di essermi sbagliato sul conto di Sedgwick Bell. O forse di aver avuto ragione. Ragione di aver creduto in lui tanti anni fa. Ma questo è un racconto senza colpi di scena. Da studioso di storia non dovrei essere sorpreso né dalla sua impudenza né dal suo successo. Sedgwick era stata una mia sconfitta. Ma il valore di una vita non è determinato da un singolo fallimento né da un solitario successo. E questo me l'hanno insegnato gli altri studenti. Per quanto possa inciampare, un insegnante è votato a sperare sempre che con lo studio si possa modificare il carattere di un ragazzo e, di conseguenza, il destino di un uomo. Buongiorno, signor Anderson. Buongiorno.